Ma nel 2021 discutere di mettere l'acqua ogni 3 giorni è una cosa vergognosa. Quando l'acqua dovrebbe scorrere nei rubinetti 24 ore su 24, non ogni 3 giorni. E ci facciamo la guerra ogni 3 giorni. Ogni 3 giorni è sbagliato, l'acqua dovrebbe essere tutti i giorni, tutti i santi giorni 24 ore su 24. Senza essere recipienti sopra i terrazzi. È una vergognosa vedere tutti i recipienti sopra i tetti. Tu hai una veduta di recipienti azzurri, blu, grigi, e vedi tutte queste cose. Sempre qui al Bottino non dimentichiamo che c'è una situazione igienica sempre precaria, se non riprovevole, precaria per utilizzare un eufemismo, diciamo così. Tanta immondizia ogni giorno, chi viene qui a rifornirsi d'acqua alle fontanelle trova una sporcizia che è veramente incredibile per un luogo che dovrebbe essere sempre pulito, il più pulito della città di Alcamo, perché qui siamo a Bottino e quindi l'igiene deve essere sempre mantenuta al massimo. Lei che ne pensa? Ma io oggi sono venuto qua a riempire 4 bottiglie, ho visto che c'è una discarica, sì. Una discarica di immondizia che non avevo mai visto, nessuno che parla, nessuno che interviene. Vedo persone che riempiono bottiglie e bidoni in mezzo alla spazzatura. Mi sembra, non so se arriveranno pure i topi fra un po' qua. Che non manda il comune qualcuno a controllare questa spazzatura, magari a toglierla, tutte le mattine a revisionare dove ci sono magari tutti questi rubinetti, questi fontanelli con l'acqua, con tutta questa spazzatura, e toglie e pulire tutte le mattine, solo questo. Lo spreco di acqua che manca ancora. Io 1000 litri d'acqua che si è persa, certo. 1000 litri d'acqua, minimo. Allora, fortunatamente qui i signori che stanno manifestando ci fanno notare, signora Rosalia Amoroso, dunque c'è un gran quantitativo di acqua che si perde per strada dal momento in cui vengono effettuate le operazioni di carico da parte degli autotrasportatori. In che modo secondo lei si può ovviare a questo problema? Non ho parole. Bella prima domanda. Di tutto, infatti, è un peccato questa tutta questa acqua a terra con questi autobotti. Come si fa il cumulo? Dice il cumulo, come si può fare il cumulo con tutta questa acqua che perde? Dice non c'entrano niente, no, c'entrano le autobotte per fare il cumulo. Pure sotto i piedi, guarda dove è arrivata l'acqua, guarda. È una cosa incredibile, vergognosa vero, perché... Siamo a casa senza acqua, qua veniamo qua a prendere acqua perché a casa niente acqua, capito? 2 settimane, 3 settimane dopo viene un giorno, mezzogiorno l'acqua, siamo senza né acqua, capito? Qua veniamo a prendere acqua perché con famiglia non si possa stare senza acqua, capito? Certo. E compriamo l'acqua, prendiamo acqua, ma viene un camion con 40 euro e non basta, capito? Ti vuole sempre... Non si può sempre pagare l'acqua, capito? Non si può sempre pagare? No, sempre pagare perché è troppo assai. Un camion viene, due giorni, 3 giorni abbiamo finito l'acqua, capito? Certo, non basta. Ci levano l'acqua, ci levano la vita, non si vive senza acqua. È giusto questo. Dice, guarda che come fanno. Vengo io a riempire l'acqua, perché non ce la dice. E io guardo come sono 10 bottiglie, 12. Ecco qui, gente di ogni età, anche persone anziane che vengono qui a fare il rifornimento, ed è anche un'attività che richiede un certo sforzo. È normale una persona a una certa età di venire a riempire dei bidoni, dei bottiglie, una scivolata. Ma è normale, signor sindaco, si mette ai nostri panni, lei a casa tranquilla, l'acqua ce l'ha, tutta l'avete l'acqua, e noi no, guarda quanta gente poverina che c'è, pure persone anziane, ma fa scherziamo, agevola il paese, o la città, per dire, vabbè che noi non facciamo niente, la battaglia non la vinciamo, ma io vado avanti e non mi fermo. Dopo circa 2 ore, quindi andiamo a conclusione di questo servizio filmato, anche se comunque ci teniamo aggiornati, quante firme avete raccolto? Circa 50 firme. Ho capito, quindi vi sposterete in altri punti della città? Sì.
No, c'è, qua, certo, che mi contattano tramite Messenger. Qua ci sono le mie pure aiutanti che mi aiutano a raccogliere pure altre firme. Ma solo Messenger, non avete una pagina Facebook ad esempio? Sì. Quindi cosa bisogna fare per sapere dove effettivamente si raccolgono queste firme? Contattarmi tramite Messenger. Amoroso Anna Rosalia. Grazie. Speriamo che mi aiutate a raccogliere pure queste firme, perché tutti ne lamentiamo e poi nessuno è capace di agire.